Nei CPR ci sono tutte persone che hanno precedenti penali e dell'esperienza almeno quello di Gradisca di Sonzo. Persone che hanno violenza privata, spaccio, vogliamo lasciarle libere di andare amabilmente dove vogliono senza provvedere al rimpatrio? La cosa che sicuramente sono contrario, almeno per la mia esperienza, ogni territorio ha la sua storia, sia ben chiaro, ma per il Friuli Venezia Giulia è l'accoglienza diffusa, che è stato un fallimento, perché non permette il controllo e i cittadini devono sapere, anche chi oggi dice viva l'accoglienza diffusa, che vuol dire che avranno magari nell'appartamento di fronte a loro, nel loro condominio, nella casetta di fronte a loro, i sindaci devono saperlo, persone entrate illegalmente a cui è impossibile oltretutto garantire un controllo, perché sono sparpagliati in modo assolutamente non controllabile su tutto il territorio. E quindi su questo bisogna fare delle scelte responsabili che possano garantire ovviamente i diritti a chi fa domanda di protezione, ma anche il diritto alla sicurezza dei cittadini di questo paese.